Cesare è il primo romano a mettere piede in Britannia. Posta oltre i limiti del mondo conosciuto, la Britannia appariva alle legioni romane come una terra lontanissima e sperduta, avvolta da nebbie perenni e circondata dall'oceano. Erano le colonne d'Ercole dell'estremo settentrione. Stando a quanto si legge nel quinto libro del De Bello Gallico, Cesare aveva progettato una spedizione in Britannia già nel 56 a.C. Cesare affermò di aver deciso di sbarcare in Britannia perché le tribù britanniche avevano fornito aiuto militare ai Galli, che avevano combattuto contro di lui pochi anni prima. Non sappiamo se ciò corrispondesse al vero, ma alla fine la ragione per la quale andò in Britannia non era né politica né militare, né aveva a che fare con i rapporti con i Galli. Riguardava l'immagine di Cesare a Roma. L'operazione non era andata a buon fine a causa dei combattimenti contro Morini e Menapi, tribù belgiche che controllavano lo stretto di Dover. Per questo nel 55 a.C., quando decise di tentare una seconda spedizione, da prudente calcolatore qual era, Cesare non lasciò nulla al caso e non si espose prima di aver ottenuto il maggior numero di informazioni possibili, affidandosi ad emissari e spie. Dopotutto egli sapeva che non sarebbe stata una spedizione di routine e priva di pericoli, si trattava invece di un'impresa di tipo nuovo, isola sconosciuta, genti sconosciute e soprattutto mare sconosciuto e pericolosissimo. E ora aveva deciso di attraversare la Manica, dove il tempo poteva essere insidioso, con tempeste e correnti imprevedibili. L'impresa si rivelò molto più ardua di quanto Cesare non avesse previsto. Cesare parte per la Britannia. La flotta di navi da guerra che ha fatto costruire per lo scontro con i Veneti apre la strada. Due legioni, circa 10.000 uomini, riempiono 80 navi da carico, seguite da altre 18 navi cariche di cavalieri. La traversata è dura, ma le prime navi raggiungono la Britannia in sole 4 ore. Solo le navi della cavalleria vengono trattenute dai venti e non riescono ad attraversare il canale. Lo sbarco è difficile, l'approdo scelto da Cesare è una spiaggia protetta da alte scogliere, ma i britanni sono lì in attesa e i loro carri da guerra circondano la spiaggia. La flotta raggiunge un altro approdo, una spiaggia aperta 10 km più avanti. I britanni la seguono sulla terraferma e attendono le navi romane. Dai loro carri i britanni lanciano sui romani frecce e lance. I soldati romani esitano. Sono ancorati in acque profonde e devono raggiungere la riva indossando pesanti armature. Così Cesare ordina alle sue navi di fornire un fuoco di copertura mentre le sue legioni sbarcano. Ciò mi ricorda vagamente lo sbarco in Normandia, il D-Day. Gli alleati ebbero successo perché riuscirono a portare i soldati sulla riva prima che i tedeschi potessero ucciderli tutti. Francamente, penso che Cesare fece esattamente la stessa cosa. E alla fine ne uscì vittorioso. Sbarcato con una certa difficoltà il 27 agosto del 55 a.C., Cesare dovette affrontare immediatamente l'assalto dei britanni, che sin dall'inizio adottarono contro le truppe romane la tattica della guerriglia, evitando lo scontro in campo aperto e ricorrendo alla rappresaglia. Questo creò non pochi problemi alla pur potente macchina da guerra romana. Un altro punto di forza dei britanni fu l'unità. Sebbene i vari clan dell'isola fossero perennemente in lotta tra loro, l'esigenza di far fronte a un nemico così potente fece dimenticare le lotte intestine. Essi si associarono per la difesa comune, affidando il comando temporaneo ad uno dei più potenti capi locali. Costui, Cassivellauno, era il capo della tribù dei Cattavellauni, stanziati oltre la riva nord del Tamigi. Nonostante questi punti di forza, i romani alla fine ebbero la meglio. La notizia dell'impresa diffuse l'entusiasmo a Roma. Anche il popolo era estremamente eccitato da quel successo. Fu un po' come l'allunaggio del 1969. Fu lo sbarco in un altro mondo, in un mondo misterioso e strano da portare nell'orbita romana, da sottoporre al controllo di Roma. I britanni furono costretti ad accettare la sottomissione e a pagare un tributo annuale. Cesare tornò in Gallia nel 54 a.C. senza aver fatto conquiste territoriali in Britannia, limitandosi a creare una serie di clientele che portarono questa terra nella sfera d'influenza di Roma. Da qui scaturirono rapporti commerciali e diplomatici che aprirono alla successiva conquista da parte dell'imperatore Claudio, poco più di un secolo dopo, nel 43 d.C.